Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Paper Mario Color Splash per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio avevamo esplorato insieme la foresta Mignon, dove abbiamo recuperato anche la seconda mini vernistella. Ce ne manca soltanto una, ma presto la recupereremo, non vi preoccupate. Oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo, non andando ad affrontare gli avversari nei templi della Morra, ma volevo esplorare insieme a voi il forte cobalto, dove si trova una mini vernistella. Quindi senza perdere altro tempo in chiacchiere direi di recarci subito lì. Eccolo qua, il forte cobalto. Non dovrebbe essere un livello lunghissimo. Ok, c'è un passaggio bloccato là in fondo. E lui cosa ci fa qua? Il meglio del meglio per sole 1000 monete. A parte che ne ho 7000. Va bene. Mi sa che hai un po' troppe carte con te. Questo è un mazzo da 30 carte. Ok, allora guardate, facciamo che fare spazio. Ho deciso di investire quei soldi per prendere quelle carte. Potrebbero tornarci utili. Poi spero naturalmente che questo tipo non decida di, come dire, fregarci. Ok, ho svuotato il portafoglio delle carte. Allora vediamo che carte ci dà. Intanto gli abbiamo dato le monete. Ottima scelta. Ah, ovviamente noi non ci siamo mai visti e io non ti ho dato niente. Ok, che carte mi ha dato? Beh, ok, non sono così malaccio. Pensavo peggio. Intanto dobbiamo ricolorare qua il pavimento, perché c'è la faccia di Bowser disegnata qua per terra. Boh, adesso vediamo, intanto ricoloro tutto quanto. Ecco perché c'erano quelle due pozze di colore blu là in fondo. Abbastanza grande come disegno. Beh, ma ce l'abbiamo quasi fatta, ancora un paio di colpi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, mi ha dato delle carte abbastanza interessanti. Allora, facciamo che buttare via delle carte che non mi serviranno assolutamente. Tipo questa. Tipo questa. Sbrighiamoci perché potrebbero scomparire da un momento all'altro, eh. Ok. Ultra martello KO, ultra soffietto e ultra martello. Ok, intanto rifaccio il pieno con il blu qua. Perfetto. C'erano anche due stelline. Infatti adesso vediamo cosa. Quante monete. Già una sola stellina mi ha dato una marea di monete. Adesso vediamo anche l'altra cosa contiene, cosa sblocca. Perfetto. Voilà. Apriamo la porta e buttiamoci dentro questo edificio. E lo sapevo che c'era la trappola. Era troppo semplice da prendere quella mini vernistella. Ma dove siamo capitati? Il pavimento è tutto allagato. E scommetto che anche questo tubo finisce nell'acqua. Beh, credo che di tubature te ne intenda abbastanza, vero Mario? In ogni caso non abbiamo molta scelta. Va bene, buttiamoci dentro e vediamo dove ci porta questo tubo. Ok, siamo dentro una bolla d'aria. Wow, dove siamo finiti? È così tranquillo, ma siamo sott'acqua eppure stiamo ancora respirando. Com'è possibile? Adesso vediamo un attimo. È tempo di giocare! Fiuta! O sfiata! Che caspita, è un gioco a premi, edizione subacquea. Va bene. Benvenuti, signore e signori. Vi siamo mancati, vero? Presentatore Sniffit, sono io, il vostro Sniffit. Concorrente, Mario. Il concorrente di oggi è una vecchia conoscenza. Ecco voi, Mario.
Il gioco si svolge in 7 turni, se te ne aggiudichi almeno 4 vincerai il nostro grande premio, una mini vernistella. Vincendo tutti e 7 i turni potrai partecipare a un turno bonus supplementare. Per rispondere alle domande usa le carte. Ah, ok. Se passiamo una risposta verrà conteggiata come errata. Va bene, giochiamo, giochiamo. Allora, ci spostiamo qua a sinistra. Si comincia! Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. La carta rotante. Individua la carta mostrata. Vediamo subito, va. Ok. Forse ci sono 3 scarpe. Ok, 3 scarpe rotte. Perché sono 2 le carte con 3 scarpe. In questo caso ci chiede quella con le scarpe rotte, eh? Eccola qua. E voilà, perfetto. Mi sa che quello Sniffit all'inizio ci ha dato delle carte che dovremo utilizzare sicuramente durante questo gioco a premi. Carte tra le alghe. Ok, dobbiamo individuare tutte e 3 le carte, eh. Vediamo un secondo. Allora, la prima è il martello rotto, la seconda è il martello di fuoco e la terza è il martello KO. Mi sa che dobbiamo metterle in ordine, eh. Quindi. Ok, allora, martello rotto. Poi il martello di fuoco e infine il martello KO. Dobbiamo colorarle tutte e 3. Vediamo. Non è un gioco a premi difficile, eh. Più che altro però bisogna ricordarsi le carte che appaiono sullo schermo, perché sennò è facile commettere degli errori. Allora, procediamo, terzo turno. Carte intrecciate. Ti verranno mostrate 2 carte. Vediamo un attimo. Ok, quella a sinistra probabilmente è quella da mettere per prima. Fungo gigante e balzofola piccola. Il tipo di prima dovrebbe avermele date. Allora, fungo gigante, eccola qua, già anche colorata. E balzofola piccola, eccola qua. Voilà. Perfetto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. E sono 3. Se ne azzecchiamo ancora una, possiamo ottenere la mini vernistella. Coloreremo una carta davanti ai tuoi occhi. Dovrai selezionare la stessa carta dal tuo mazzo e colorarla con la stessa quantità di colore usata da noi. Ok. Ullala, questa è difficile. Questa è difficile. Comunque, lo stura lavandini. Ok, così dovrebbe andar bene. Vediamo un attimo. Sì! Mamma mia, che pelo. Che pelo. Pensavo di aver esagerato. Ti sei già assicurato un premio, ma continuando così potrai ambire alla ricompensa leggendaria. Vediamo un po'. Roulette di carte. Ti verranno mostrate 3 carte. Allora, vediamo un po', va. Oddio. Allora, le ho tutte e 3. Oddio, non me ne ricordo già più una. Allora, dovrebbero essere questa, questa e questa. Spero di aver azzeccato più che altro la posizione, perché me le sono ricordate alla fin fine, eh. Però non sono sicuro che la posizione corretta sia questa. E infatti. Ah, però non importa. Ah, ok, ok. Infatti ho invertito le prime 2.
Però mi ha conteggiato la risposta come corretta, quindi va benissimo, facciamo finta di niente. Pioggia di carte. Martello grosso. Il martello rosso piccolo e il martello di ferro piccolo. Che poi sarebbero, perché io adesso li ho chiamati così per ricordarmeli meglio. Il martello grosso. Poi il soffietto piccolo. E l'ultimo era il lanciartello piccolo. Era solo per ricordarmele. Lo so che si chiamano così. Ciao, vediamo un po'. Tac. Abbiamo fatto benissimo investire quelle 1000 monete all'inizio del livello. E vai. E vai. 6 risposte esatte di fila, clamoroso signore e signori. E ora diamo il via al 7° turno. Azzecca la risposta anche qui e l'accesso al turno bonus sarà tuo. Allora, vediamo un po'. Prova di memoria, oddio. 4 carte. Pipistrello, Pau, KO e fiore. Pipistrello, Pau, KO e fiore. Il blocco Pau. Il blocco Pau normale. Quello è quella. È la carta che hanno tolto. No, pensavo di doverle inserire tutte e quattro nell'ordine corretto. Yes! Bella lì. Ma ho una memoria fotografica, ragazzi. Poi a parte che non sono dei quesiti impossibili da risolvere, Rispondi correttamente alle ultime 3 domande e ti aggiudicherai un premio davvero leggendario. Va bene. Ah, non devo sbagliare nessuna risposta, Dai, dai. Procediamo, procediamo. Turno bonus parte 1. Pioggia di carte 2. 3 carte. Allora, vediamo un attimo. A parte che correranno più veloci stavolta. Doppio martello. Balzofola gigante e stivale di ferro piccolo. Allora, doppio martello, balzofola gigante e stivale di ferro piccolo. Eccolo qua. Le coloriamo. Ok, vediamo se ci ho preso. Una. Due. E 3, bella lì. Un po' di suspense per mostrare l'ultima carta. Ma noi sapevamo che era giusta. Sembri a corto di colore, 100 monete e ti faccio il pieno. Dai. Ecco qua. Turno bonus parte 2. Carte tra le alghe 2, vediamo un attimo. Ti verranno mostrate 3 carte, ok, solito. Stessa cosa di prima. Martello rotto. Ok, e fiore. Fiore di ghiaccio, Dai! Allora, martello rotto, lo stordino e il fiore di ghiaccio. Stavolta le alghe erano molto vicine, però siamo riusciti a individuare, nonostante tutto, le 3 carte. Ok. Stordino e fiore di ghiaccio. L'ultima la mostra sempre più lentamente rispetto alle altre. Ok, ultima parte. Prova di memoria 2. Solo 3 carte mi mostrano. Ok. Grosso, piccolo e doppio. Stivale doppio. Non lo so, non lo so. Accidenti, non lo so. Stivale doppio.
Ho il 33% qua. Vado per questa. Mi sa che sbaglio. No, dai, non ci credo. Ah, vabbè. No, perché? Ma non è giusto. Dai, ma non è giusto. Ok ragazzi, allora mi sa che ho indovinato l'ultima risposta, però purtroppo ne ho sbagliata una, quindi almeno la mini vernistella riesco a portarla a casa, perché ho indovinato 6 partite, 6 domande su 7. Quindi adesso rifaccio di nuovo il gioco a premi, cercando di azzeccare tutte le risposte e di azzeccare anche le 3 risposte della fase bonus. Ciao, andiamo a prenderci sta mini vernistella. Perfetto, recuperata. No, perché sono curioso di vedere quale sarà il super premio in palio per chi azzecca tutte le risposte. Perché prima abbiamo veramente sbagliato di un niente. Era fatta oramai, era fatta. Ok, abbiamo sbloccato anche la seconda parte dell'isola, ottimo. Abbiamo anche colorato tutte le zone e abbiamo sbloccato un nuovo tempio della morra. Ma quanti templi della morra ci sono? Vabbè, voglio andare a completare la fase extra del gioco a quiz. Ok ragazzi, ci riproviamo. Dobbiamo rispondere correttamente alle 3 domande bonus. Pioggia di carte 2. Vediamo un po'. Doppio martello, balzofola gigante e scarpa di metallo, chiamiamole così, almeno me le ricordo. Allora, dobbiamo anche inserirle correttamente. Abbiamo doppio martello, balzofola gigante e scarpone in ferro, eh. Ok, ecco qua. Vediamo se ci ho preso. Balzofola gigante e scarpone in ferro. Perfetto. Quindi abbiamo già recuperato la mini vernistella. Adesso dobbiamo beccare il premio bonus. Vediamo se ce la facciamo. Turno 2, carte tra le alghe. Prima eravamo riusciti a indovinarle tutte e 3. Cerchiamo di replicare lo stesso risultato. Martello rotto, stordino e fiore di ghiaccio. Sono le stesse di prima. Allora, martello rotto. Martello rotto, stordino e fiore di ghiaccio. No, questo è il fiore di fuoco, fiore di ghiaccio. No, perché le due carte si assomigliano, cambiano soltanto colore quando vengono colorate. Ok, perfetto. Ok, ultima domanda, quella che ho sbagliato praticamente prima. Sì, più che altro perché non mi aspettavo mi facesse una domanda del genere. Allora, vediamo un attimo. Pesce scarpe, coso balzofola e martello sniffit. Pesce scarpe, ok. Aveva le doppie scarpe, eh. Infatti ho fatto bene a controllare tutto quanto, perché non mi ha chiesto più del calamaco. Perfetto, ci abbiamo preso. Mi ha chiesto che carta aveva il pesce smack. Allora, siamo i campioni. Vediamo il premio leggendario.
vediamo un secondo che tipo di premio è. Aspettate, tubo giallo. E dove finiamo col tubo giallo? Ah, una macchina fotografica. Mi sa che questa ci tornerà molto molto utile. Ho fatto bene a completare anche la parte bonus. Stavo pensando mi dessero una vernistella gigante, eh? Invece alla fine è un oggetto da utilizzare probabilmente contro un boss. E rieccoci qua. Ci riprendiamo la mini vernistella e siamo a posto. Possiamo uscire. Abbiamo già sbloccato anche la seconda parte dell'isola. Diciamo che avremmo potuto risparmiare molto tempo se avessi azzeccato subito al primo colpo tutte le risposte, però è andata così. L'importante è aver completato questa parte comunque. Ricordatevi che se uscite cambiano le carte, eh? Quindi se acquistate delle carte da quel tipo dovete poi cambiarle. Va bene, nel prossimo episodio andremo a prenderci la vernistella gigante, probabilmente quella blu, nel livello base cobalto. Direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Paper Mario Color Splash qua. Come sempre, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Paper Mario Color Splash. Alla prossima ragazzi!